Milano Marittima arriva l'Iron Chapette di Michelle Hunziker. La presentatrice porta per la prima volta fuori dal web il seguitissimo format fitness per raccogliere fondi per doppia difesa. La ONLUS fondata con l'obiettivo di aiutare chi ha subito discriminazioni e violenze. L'appuntamento è per venerdì 10 luglio alle ore 18 nella suggestiva cornice dell'Adriatic Golf Club. Iron Chapette è iniziato per gioco, ma ora è diventato qualcos'altro. Che cosa? È diventato un momento di grande festa, di grande aggregazione, un momento in cui ci prendiamo dei momenti per noi stessi, quindi amor proprio, che è la cosa più importante. E quando uno dice queste cose pensa subito al fatto che comunque l'unione fa la forza, ed è per questo che questo evento live di Iron Chapette sarà un allenamento con DJ set, con musica, anche spettacolo, e quindi questo va tutto a favore delle donne, perché abbiamo pensato, visto che ho fatto questa cosa qua durante il lockdown, è stato davvero inteso come un servizio pubblico per le persone a casa, per dare a loro la sensazione di non essere sole, per dare a loro la voglia anche di muoversi, di far del bene per se stesse, perché abbiamo poltrito tutti molto, è stato difficile stare comunque in casa in tutti questi mesi, l'allenamento li ha aiutati a star bene, e quindi adesso è diventato un evento live in modo tale da poter conoscere tutti i miei, diciamo, tutto il mio popolo Iron, che è diventato come una grande tribù. E abbiamo pensato di devolvere tutto alla Fondazione Doppia Difesa, che aiuta le vittime di abusi e di discriminazioni. Adatto a tutti, tutte le età, dall'adolescente, dal bambino, si allenano un sacco di bambini, man mano si sono aggiunti un sacco di uomini anche, perché all'inizio dicevano ma Iron Chapette sarà una cosa da donne, e invece si chiama Iron Chapette perché io l'ho chiamato così, visto, diciamo, il mio passato. È nato tutto qua a Milano Marittima, quando una volta in una stanza d'albergo, scherzando, ho fatto un video spiegando alle signore, alle donne, come fare le chapette, visto che io avevo questo problema di dover sempre tenere alta la bandiera della Roberta di quando avevo 17 anni, ma ho anche detto ragazzi non è più quello di una volta, cioè la forza della gravità incombe su tutte noi, però uno fa quello che può. E allora ho fatto vedere gli esercizi che facevo io per tenere alta quella bandiera lì. Da lì è diventata, dal gioco è diventata sempre una cosa più, diciamo, molto seguita. E allora ho pensato di mettere dentro la professionalità dei personal trainer, che ne sanno davvero di scienze motorie, hanno la cultura dello sport innata, eccetera, e volevo dare alle persone proprio il mezzo di un allenamento vero, perché io non sono una personal trainer, faccio televisione, faccio intrattenimento, e quindi sono insieme al pubblico ad allenarmi. La romagnolità, che non dipende proprio da un fatto di nascita, ma è un modo di vivere, è un modo d'essere, quindi oggi è stata data anche, diciamo, l'appartenenza alla romagnolità a Michelle Hunziker. Perché? Ma diciamo che io penso che sia uno stato dell'animo essere romagnoli, questo modo che abbiamo noi di vivere felici, volendo bene alle persone, sempre con questa simpatia, sempre un po' sopra le righe. Penso che Michelle incarni perfettamente questo ruolo. Fra l'altro lei da bambina veniva in vacanza in Romagna, per cui chi più di lei può essere una romagnola DOP, e oggi le abbiamo dato la cittadinanza onoraria. Ma ti vedremo il 10 a partecipare all'Iron Chapette? Assolutamente, in prima fila, col mio fisico prorompente, nel mio piccolo, diciamo così, ci sarò. La Romagna è anche famosa per l'accoglienza, no? E questo momento molto particolare che stiamo vivendo, l'accoglienza è importante far capire comunque che la Romagna c'è. Sì, la Romagna c'è, penso che sia... Come si fa a parlare di turismo senza la Romagna? La Romagna penso che sia l'eccellenza mondiale del turismo, e quindi noi ci siamo e vogliamo dire venite, perché da noi si sta bene, si sta sicuri, e è una vacanza formidabile. Come sta andando la stagione turistica? La stagione turistica è partita bene, ecco, naturalmente è una stagione anomala, tipica, molto difficile, complicata per le ragioni che tutti sapete, però insomma lo spirito con cui non solo i comuni, non solo i sindaci, non solo la regione, ma anche le imprese turistiche l'hanno affrontata, direi che è quello giusto. Mi pare che oggi la stragrande maggioranza degli alberghi siano aperti, siamo oltre il 90%, e quindi c'è la voglia, diciamo, di accogliere gli ospiti nazionali e internazionali. Noi stiamo
facendo tanta promozione, quindi speriamo bene, ecco, io sono abbastanza fiducioso. Naturalmente sarà una stagione in cui dovremo limitare i danni, naturalmente, perché quello che è stato perso non si recupera, però insomma siamo convinti che anche grazie a degli eventi belli come quello che presentiamo oggi ci possa essere un bel recupero e quindi fare una buona estate. Sono cambiati i numeri rispetto a quelli che avevate preventivato? Inevitabilmente, noi quest'anno contavamo di superare, di andare oltre, diciamo, i 60 milioni di presenze turistiche, perché sarebbe stata una stagione ricca di eventi, di grandi eventi. Una parte li recuperiamo, ma non tutti naturalmente, per cui, come ho già detto nei giorni scorsi, se noi chiudiamo il 2020 con una perdita di presenze fra il 20 e il 30% potrebbe essere un buon risultato. Poi naturalmente nel 2021, se tutto va bene, contiamo di tornare ai livelli del 2019. Insomma, la Hunziker sceglie ancora la Romagna. Ci danno una mano in questo momento con la loro presenza, facendo comunicazione, dimostrando anche ai tanti loro fan, diciamo, che la Romagna è pronta ad accogliere gli ospiti, è pronta ad accogliere tanti turisti, Vasco Rossi al Grand Hotel di Rimini, Michel Hunziker qui al Palace di Milano Marittima e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, che durante l'estate transiteranno da queste parti, la milanesiana di Elisabetta Sgarbi che arricchisce il programma culturale degli eventi sulla Riviera. Insomma, non ci fermiamo, naturalmente sarà una stagione anomala, però insomma siamo fiduciosi che tutto sommato le cose andranno meglio di quanto possiamo pensare. Sindaco, un evento che arriva proprio per la promozione, per il fitness, ma anche per fare della beneficenza. Sì, due cose straordinariamente unite. Grazie a Michel Hunziker, che è un po' la testimonial di questa organizzazione che produce iniziative benefiche rivolte soprattutto alla tematica femminile e della violenza alle donne, che si coniuga anche con la nostra necessità di riaprire un pochino la mente di fronte all'estate, riuscire a promuovere una città che mette a disposizione i suoi spazi. E questa è l'occasione per metterli in risalto, aprire i forzieri dei nostri tesori, nei quali c'è questa grande pineta che si offre proprio in modo particolare per chi vuole uscire, stare insieme, divertirsi all'aria aperta in modo sano. Si userà, diciamo, per questo evento una cornice molto particolare, che è quella del Golf Club, quindi, come lei stesso ha detto, aprire anche questi luoghi al pubblico. Certo, il Golf Club è una delle eccellenze del nostro territorio, che oggi si presta in modo particolare, uno di quegli sport, voglio dire, che esercitato nel modo giusto dà proprio la possibilità di stare all'aria aperta in sicurezza. In più è collocato all'interno nel cuore della pineta di Cervia Milano Marittima, una pineta che noi stiamo risanando, che vogliamo rilanciare e vogliamo farne un grande parco urbano a disposizione di tutti. Questi eventi sono particolarmente importanti in questo momento perché si vuole anche dare un messaggio positivo, cioè di riapertura per far tornare, diciamo, venire soprattutto i turisti verso la Riviera. Sì, la città di Cervia è già pronta, Milano Marittima, Pinarello e Tagliata, che sono le nostre perle, grazie agli operatori che hanno investito nella riapertura, mettendosi in regola, con indici di sicurezza straordinari sui quali hanno investito molto, quindi credo che da noi ci siano proprio tutte le condizioni per passare una vacanza tranquilla e in sicurezza.